In tanti all'Auditorium Flaiano di Pescara, dove Confcommercio Abruzzo ha organizzato un incontro dal titolo Il turismo e l'Abruzzo, sfide e prospettive del turismo regionale, durante il quale si è parlato anche delle note tematiche legate alle concessioni balneari, insieme ad alcuni esponenti politici locali e nazionali. Sono intervenuti gli esponenti delle varie associazioni e non sono mancati gli interventi dei rappresentanti politici locali e nazionali. Turismo come oro per una regione che può dare tanto, ma che da sola non basta. Per questo si è rivolto un appello al governo. L'iniziativa si è conclusa con una tavola rotonda sul tema dell'Abruzzo come destinazione da scoprire nel mercato turistico, alla quale ha preso parte in videoconferenza il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri. Insomma, il turismo come scommessa. Riccardo Padovano, presidente Confcommercio Pescara. La convention di oggi è perché siamo arrivati quasi alla fine dell'anno e quindi il governo, inerente alla problematica del turismo balneare, deve dirci cosa intende fare. I tavoli tecnici sono stati, diciamo, si sono conclusi, adesso noi dobbiamo cercare di dare quella certezza che spetta alle imprese balneari per affrontare la stagione 2024. Ma il convegno non è soltanto per la questione balneare, il convegno è per valorizzare tutto il turismo in Abruzzo, partendo dall'enogastronomia e dalla ricettività e tutto quello che riesce a dare la nostra regione sul territorio. Questo ha richiamato l'attenzione dei direttori generali di Federalberghi, di FAITA, Federcampeggi, il presidente nazionale di FIPE, Federazione Italiana Pubblici Esercizi, nonché il nostro presidente nazionale Tonino Capacchione. Che cosa dire in più? Dico che queste iniziative fatte sul nostro territorio serve per far conoscere sempre di più la nostra regione, le nostre, diciamo, tipicità culinarie, e l'enogastronomia è tra le filiere più importanti che la regione Abruzzo ha in essere. Cosa avete intenzione di chiedere al vicepresidente del Senato? Gli chiediamo di attivarsi presso il governo Meloni e di fare subito una circolare che fermino i comuni, perché i comuni stanno prendendo iniziative senza avere un'indicazione legislativa. Dunque una decisione che deve essere presa d'intesa. Una decisione che deve essere presa non solo con l'intesa del governo, ma deve essere anche affrontata con il buon senso e non mettere in mezzo alla strada dal 1 gennaio 2024 migliaia e migliaia di imprese balneari.